aspetti, diciamo, non ancora chiariti e anzi, insomma, che confliggono un poco con, non tanto con la ragione, quanto con la nostra educazione, con l'educazione che noi abbiamo a concepire la storia in un certo modo, perché l'Egitto è stato addomesticato, ma sempre un problema rimane. Per farci guidare un po', io userò come, non che io mi paragono a Dante, però come Virgilio, diciamo, che ci conduce nella selva oscura delle piramidi, però il libro di Mark Lehner, The Camphor by Nemeth, che è un libro che in italiano esiste, è un testo famoso in tutto il mondo, si trova ovunque, tranne che in Italia, perché è in inglese, e non è mai stato tradotto, però o si va a Londra, o si va a New York, o si ordina con un bookseller come ho fatto io. Mark Lehner è uno dei più grandi egittologi ed è stato ed è ancora amico di Zayawas, però è anche il più grande esperto di piramidi che esista, dicono gli altri, gli addetti ai lavori al mondo. E in effetti questa fama se la merita, perché è la persona che è stato sul campo più di chiunque altro a studiare questa storia qui delle piramidi. Allora, adesso guardiamo un attimo questa cartina. Allora, questo che vedete qui azzurro è il Nilo, questo che ho ridipinto io perché il colore era troppo tenue. E la parte bianca è la pianura alluvionale, cioè quella che quando c'erano le famose, adesso le piene del Nilo, come sapete, non esistono più da quando è stata fatta la diga di Assuan, le piene del Nilo, chiaramente, perché viene bloccata l'acqua alla fonte, quindi i monsoni non portano più tutto quel limo che portavano una volta. Quindi, però quella era la pianura alluvionale e, come vedete, tutte le piramidi d'Egitto sono state costruite sui bordi, perché qui arrivava l'acqua, e quindi tutte sui bordi le hanno costruite. E vedete, per esempio, qui vedete Giza, qui vedete Zayet el-Arian, comunque a Bugrob, Saqqara, questa è la zona intorno a Menfi, quindi tutte le piramidi sia dell'Antico Regno che del Medio Regno, perché dopo gli egizi si convinsero che non era più il caso di insistere. Allora, le piramidi, io quello che vorrei farvi notare, vediamo se qui, ecco, vi segnalo, se lo vedete anche voi. Ecco, queste sono le piramidi di Giza, vedete, Menkaura, Kafra, Khufu, questa è Micerino, Kefren e Cheope, dicono, chiamiamole. Se vedete un attimo, io vorrei farvi notare queste di Abusir. Queste di Abusir, dove c'è la piramide di Ra-Nefer-F, poi la piramide di Neferkara e poi la piramide di Nuserra. Voglio farvi notare questo fatto, perché voi vedete qui c'è la misura delle distanze, questo è un segnale di un chilometro, quindi vedete che tra Abusir e Giza ci saranno una ventina di chilometri, vogliamo ripeterlo una decina di volte, in linea d'aria saranno una ventina di chilometri, quindi è già ben distante, insomma, no? Allora io quello che voglio farvi notare, che sono le tre piramidi di cui vi ho detto un attimo fa, di Abusir, e guardate in lontananza le piramidi di Giza, Cheope, Kefren e Micerino. Ora guardate la cima della piramide di Nuserra, credo sia questa, e guardate la cima 20 km più in là della piramide di Kefren o Kafra, che dir si voglia, hanno la stessa altezza, cioè questo per dire, per darvi un'idea di cosa sono le piramidi di Giza e cosa sono le altre piramidi, cioè c'è un abisso di dimensioni, questo è per farvi rendere conto di cosa sono le piramidi di Giza e cosa sono le piramidi degli altri. Calcolate poi che queste piramidi appartengono alla quinta dinastia, quindi avrebbero dovuto avere una maggiore capacità tecnologica, invece sono tre piramidi a quanto, diciamo così, rachitiche. Allora, cominciamo un pochino dall'inizio, quindi qua partiamo dalla terza dinastia.
Questa è la cosiddetta piramide a fette, perché vedete che ci sono queste fette di massi adagiati l'una sopra l'altra. Questo è l'oro Kaba, cioè questo è l'oro, questo è il Serek, dove è contenuto il nome Kaba, che è il nome del faraone che aveva costruito questa piramide. E questo Serek, che è diverso dallo Shen, cioè dal cartiglio nel quale si scriveva poi nelle epoche successive il nome del faraone, è stato trovato appunto nella zona degli scavi di questa piramide. Quindi è attribuita a un faraone che si chiamava Kaba, della terza dinastia. Come vedete, la piramide è completamente rurale, perché è ovvio, la terza dinastia ancora non avevano capito come si fanno a costruire le piramidi, ed è del tutto ovvio ed è del tutto naturale che a un certo punto, non sapendola costruire, chissà perché gli era venuta in testa l'idea di fare queste strane costruzioni che crollavano. Andiamo avanti, questa è l'enigma delle piramidi provinciali a gradoni. Allora, le piramidi provinciali, cioè, significa che qui siamo intorno alla terza dinastia, infatti sono tutte attribuite a Uni, ma è un'attribuzione più teorica che pratica, perché l'unica certa è quella di Snefru. E io qui ho messo le frecce verde, rosso e azzurro proprio per permettervi di ricollegare subito innanzitutto la zona, perché per esempio quella verde è, qui lo vedete, Seila, ed è nella quasi insomma Medio Egitto, Basso Egitto. Quella azzurra è quella di Zaghiat el Medin, ed è Medio Egitto, e quella con la freccia rossa è la piramide di Sinchi, ed è Alto Egitto. Allora, qui lui riporta solo il disegno, ma questa, come vedete, non è una piramide, è una cosa un pochino alquanto singolare, insomma, la piramide di Zeta. E poi questa è una piramide attribuita, come dice giustamente il nostro Mark Lehner, attribuita a Snefru in questa tabella. Il punto è questo, ma questa piramide è di un'estrema rozzezza, cioè, non si capisce, ed è crollata sotto la sua stessa mole, insomma, tutte le altre, cioè, facilmente demolibili tra l'altro, oltre che dal tempo, anche dalle ingiurie umane, diciamo, o cose di questo genere. Ma se quella lì è di Snefru, non si capisce come ha fatto Snefru nel giro di pochi anni a diventare titolare delle piramidi di Dashur, la piramide rossa, la piramide romboedale, che sono ancora lì perfette. Cioè, come ha potuto Snefru in un attimo, dal giorno alla notte o dalla notte al giorno, imparare a costruire le piramidi, quando questa dimostra che non era capace di costruire le piramidi? Però improvvisamente Snefru, secondo quello che dice l'egittologia ufficiale, impara a costruire due piramidi perfette ed eterne. Ecco, vedete, la Sinchi piramide è questa qui, no? Sì, questa qui dell'Alto Egitto. Poi potete, diciamo, cogliere l'estrema, diciamo, rozzezza, ma vi rendete conto qui che razza di macigni, cioè la grande raffinatezza, perdonate l'ironia, con cui sono state realizzate queste pietre, cioè sono qualcosa di assolutamente allucinante, cioè una grande difficoltà a farla, una grande difficoltà a realizzare, e poi questa rampa per caricare le pietre, che è una cosa veramente di un'assoluta, come dire, rozzezza. Quindi questa gente qui non si capisce per quale motivo voleva costruire le piramidi, ma chi è che vi ha messo in testa questa strana idea? Cioè, da dove vi è venuta in testa l'idea di fare le piramidi? Evidentemente, come nell'America Latina, no, ci sono delle tribù che amano, con delle tavolette, schiacciare la testa ai figli per fargli diventare col cranio allungato. E quella testa col cranio allungato è perché i figli devono imitare gli dèi, perché loro una volta, c'è questa tradizione che gli dèi avevano il cranio lungo, quindi qui dovevano imitare qualcosa, loro avevano un modello e tentavano disperatamente, con questi risultati, tentavano di imitare questo modello che era sotto di loro. Vediamo ancora Sekhmet, Sekhemket, ancora terza
terza dinastia, e qui vedete che la piramide è completamente scomparsa. Come diceva il salmista, avrebbe detto pulvis eris et in pulvis reverteris, perché qui proprio è tornata polvere, è rimasto solo qui completamente, vabbè, il buco d'accesso a una camera mortuaria estremamente rozza. Quindi abbiamo un'altra piramide svanita nel nulla. Yedefra, ora su Yedefra, questa è la piramide, era la piramide di Yedefra. Qual è la particolarità di Yedefra? Yedefra non è un faraone qualunque. Yedefra è il figlio di Khufu, cioè è figlio di quella persona a cui l'ufficialità, l'egittologia ufficiale attribuisce niente meno che la grande piramide. Yedefra, figlio di Khufu, e quindi in possesso delle tecnologie di costruzione che doveva avere per forza il padre, se è vero che è stato il padre a costruire quella roba, lui se ne va in una, ad Abu Ruash, cioè più a nord, e costruisce una piramide completamente in polvere anche quella, cioè anche quella costruita con gli stessi criteri con i quali erano costruite quelle della terza dinastia. Allora, ma cosa è successo? Perché Yedefra? Dove erano finiti gli architetti, le maestranze? Poi miracolosamente, quando muore Yedefra e prende il posto di Deo, cioè diventa faraone, un fratello, Khafren o Khafra, improvvisamente Khafra diventa titolare anche lui di una piramide eterna, che è quella che sta accanto a quella di Khufu, ed è la seconda piramide, anche quella enorme. Cioè, ma allora com'è possibile che ci abbiamo Khufu, abbiamo Khafra, nel mezzo ci sta Yedefra e fa quell'orrore? Ma scusa, ma gli architetti avevano scioperato tutta la vita con Yedefra? Cioè, qual è? Perché? Ma Yedefra dice no, non è un caso unico, ce n'è un altro. Questo è la mastaba che si costruì Shepseskaf, il figlio di Micerino, cioè Micerino titolare della terza piramide. Oh, ma questo non ci ha provato neanche a costruirsi una piramide, proprio tagliamo corto, facciamo la mastaba, ma non ci penso neanche a fare una cosa che non so fare. E allora com'è possibile che nella quarta dinastia ci sono questi tre faraoni che fanno queste opere eterne che neanche gli arabi sono riusciti, i beduini arabi sono riusciti a distruggere quando hanno invaso l'Egitto, e cioè questi tre e gli altri della quarta dinastia tutti, cioè c'è qualcosa che non quadra, è evidente che c'è qualcosa che non quadra in questa ricostruzione, c'è qualcosa che è fuori asse. Quindi, come dire, andiamo alla quinta dinastia, questa è la piramide di Userkaf, anche qui un cumulo di macerie. Dove è finita? Anche qui vedete le stesse pietre di prima, della terza dinastia. Quelle pietre ammucchiate senza senso con mattoni di fango. Ma allora, quei tre lì, dico, ma da dove sono uscite fuori quelle tre piramidi? Se la loro tecnica era quella. Guardate qui questa porta d'ingresso, guardate qui le giunture estremamente rozze e addirittura qui i lembi che non combaciano, per cui neanche le misure dovevano pigliare. Cioè, quindi abbiamo tecniche estremamente rozze di costruzione nella quinta dinastia, cioè quando ormai dovevano, cioè le maestranze dovevano già sapere come si fa, e invece qui dimostrano di non sapere. Dice, ma andiamo avanti. Teti, primo sovrano della sesta dinastia, eccolo lì. Un cumulo di detriti. Rovine della piramide del tempio mortuario di Pepi I, terzo sovrano della sesta dinastia, durante i lavori di recupero della missione archeologica francese. L'altezza di questa piramide è stata stimata in 52 metri, cioè 52 metri, voi capite, che è la terza parte dell'altezza della piramide, della grande piramide. Quindi c'è capacità costruttiva, cioè, non solo le costruivano molto più piccole, ma crollavano sotto il loro stesso peso. Andiamo a Merenra, questo è il successore di Pepi I. Eccola qui, la piramide, cioè
chiamiamola piramide. Tutto così, le peghi secondo. Eccola qua. Questa foto è stata scattata dai Rimasuda, da quello che rimane della piramide di Unas. Ora la cosa, voi qui torniamo a vedere quell'ammasso scriteriato di sassi buttati uno sopra l'altro. Siamo al punto di partenza. Cioè qui siamo alla sesta dinastia, dove è finita la sapienza costruttiva delle piramidi di Giza. Siamo tornati alla terza dinastia come sapienza costruttiva. Cioè la stessa tecnica, anzi peggiore, di quella che c'era nella terza dinastia. Amenemhat I, fondatore della... qua siamo già nel Medio Regno, quindi siamo già 1000 anni dopo. Cioè la sesta dinastia è già sparita da 500 anni, quindi comunque dall'inizio dell'era faraonica siamo già a 1000. Quindi è già passato un millennio, quindi hai voglia di... ma... e quello è tutto quello che rimane. Misurava anche questa sui 50 metri di altezza, sempre quello. La piramide è costruita con sabbia, detriti, mattoni di fango e blocchi di calcare. Eccoli là, blocchi di calcare rozzamente tagliati, come abbiamo visto in precedenza, tale e quale. Cioè l'incapacità anche di tagliare le pietre. Questa è la piramide di Amenemhat III a Dashur, è una montagna di fango, perché erano mattoni di fango, siccome ogni tanto piove anche lì da quelle parti, raramente ma piove, vedete che l'acqua ha scavato le solchi, una cosa assolutamente allucinante. A Dashur, e questa invece è a, sempre Amenemhat III, ad Awara, perché lui non si voleva fare mancare niente, ce ne facciamo due. Le piramidi, e anche qui la stessa storia, vedete i solchi dei dilavamenti dell'acquazzone sulla montagna di fango, e quindi questa era tutta la... quindi ci troviamo innanzi a un bel enigma, cioè tutte le piramidi dell'antico Egitto sono tutte crollate sotto il loro stesso peso, o per colpa degli eventi atmosferici, o perché altri hanno demolito la ricopertura e l'hanno utilizzata per costruirsi le case, eccetera, eccetera. Quindi questo è un articolo che è comparso ad agosto del 2014 sul periodico bimestrale Orione, una serie di articoli che ho pubblicato io su questa rivista telematica, e questi erano 5 articoli che ho pubblicato, e qui appunto c'è ciò che avvenne veramente a Giza migliaia e migliaia di anni fa, è raccontato in e da una grande quantità di referti ufficiali custoditi nei maggiori musei del mondo e in documenti ufficiali ignorati dall'egittologia, e sono adesso spiegati per la prima volta nel libro, vabbè, Codice Atlantico di Michele Mahler. Il reperto più importante ad ogni modo è la grande piramide stessa, di cui l'autore in questo suo libro, dopo aver presentato lo stato dell'arte sulle indagini archeologiche e documenti che dimostrano come i maggiori monumenti di Giza preesistessero all'arrivo della civiltà faraonica, fa notare alcuni macroscopici particolari della grande piramide che si trovano sotto gli occhi di tutti, ma incredibilmente ignorati da tutti. Allora, io avevo una brevissima parentesi, volevo farvi notare lo squarcio che c'è sulla piramide di Micerino, provocato dal figlio del Saladino, Malek Abdelaziz Othman, che non è, però, perché il Saladino siamo intorno al 1300 dell'era volgare, mentre Othman è il fondatore della dinastia ottomana, è del 600, quindi di un 700 anni prima, quindi non è lui il fondatore della dinastia ottomana, e ci impiegò 8 mesi a fare. Poi, siccome non gliela faceva più, poverino, perché è maestranza, e abbandonò. Cioè, nonostante i loro sforzi, gli arabi non sono riusciti a demolire, tentarono di aggredire la più piccola delle piramidi, così facciamo prima, e anche con quella tutto quello che sono riusciti a ottenere è questa. Tant'è vero che oggi ci sono i signori dell'ISIS che dicono dobbiamo finirlo noi il lavoro, e quindi questo, ci sono dei documenti nelle loro
nelle loro bacheche, insomma, dicono, finiremo noi il lavoro cominciato. Quindi questa è la situazione. Quindi la casa, allora, e qui entriamo un attimo nel fatto che noi siamo stati, diciamo così, educati, non so se posso usare questa parola, ad una grande menzogna, perché l'altro giorno sentivo il presidente della Repubblica Italiana che diceva che il mondo ha bisogno di cultura. Ma se io posso permettermi, molto sommessamente e con molto rispetto, diciamo, avanzare una, se possibile, critica, è che il mondo non ha bisogno di cultura, ha bisogno di verità. Cioè la cultura della menzogna deve finire, deve cominciare la cultura della verità. Se comincia la cultura della verità, forse, forse noi riusciamo a risalire dall'abisso in cui la cultura della menzogna ci ha sprofondati. E quindi, io ovviamente ognuno poi deve portare, deve fare il suo, il mio è questo. Allora, no, vediamo un attimo per darvi un'idea di che cosa si tratta. Allora, questa è l'altopiano, se lo faccio vedere meglio qua. Allora, questo è l'altopiano di Giza, ok? Khufu, Capra, Menkaure, la Sfinge, vedete la Sfinge, questi sono i cimiteri, questo è il cimitero orientale, il cimitero occidentale, poi il cimitero di Capra, vabbè. Quindi noi dobbiamo fissare la nostra attenzione qui in alto, in questa zona del cimitero e in questa zona. Vedete, qui sono tutti questi buchi, perché qui noi, ecco, abbiamo le tombe di cui parlerò adesso. Tomba del G21, cominciamo con questa, ecco qui, questo rilievo era inciso sull'intonaco, perché tra l'altro, vedete, LG, la sigla vuol dire Lepsius Grave, cioè tomba di Lepsius, cioè quando Lepsius nel 1848-50 andò a fare i suoi scavi archeologici, quello che scopriva gli metteva la sigla, giustamente, Lepsius Grave, come quelli di Reisner portano la R, insomma ognuno mette la sua sigla. Allora, Lepsius quando andò a Giza a fare i suoi scavi, ebbe la miracolosa diciamo intuizione, e fu non solo lui tra l'altro, ma anche altri egittologi come Schiaparelli nella Valle delle Regine, insomma, era un'usanza di quell'epoca prelevare gli oggetti e portarseli a casa, per cui Lepsius, questi affreschi non stanno più nella tomba 21. Se voi andate a Giza, andate a Kerch, non trovate più niente, perché Lepsius staccò gli affreschi e li portò al Museo di Berlino, per cui chi vuole vedere dal vivo questa roba deve andare al Museo di Berlino. Al Museo di Berlino, non a Giza. A Giza non trovate più niente, trovate i rimasugli, diciamo, quello che è avanzato. E questo documento è stato pubblicato da Karl Lepsius nel suo Denkmaler, che si trova in ogni biblioteca universitaria, potete trovarne una copia. Quindi, diciamo, anche senza andare a Berlino, potete fare come me, andate anche, non so, alla Cattolica di Milano, fate le fotocopie, oppure si scarica anche adesso direttamente dal web, tranquillamente. C'è un sito, il Giza Archive Project, che pubblica queste cose. Allora, noi leggiamo un attimo questi geroglifici. Qua c'è scritto Nesut Re, cioè conoscente del re. Quale re? E c'è scritto qua Khufu. Quindi se questo è conoscente del re Khufu, vuol dire che non poteva essere conoscente di un morto. Era, come minimo, dovevano essere contemporanei. Quindi conoscente del re. E poi c'è Imir, cioè ispettore, sindaco. Questo è il simbolo di città. Questo è Aket Newt Mer.
Noi qui abbiamo l'informazione. Senza reporire. Scusate, non riesco a spegnere. Qui abbiamo un'informazione, diciamo, abbastanza chiara e lampante. C'è sindaco della città della piramide di Khufu. Ah, ma è un problema perché, cioè, sì, se è sindaco della città della piramide, è ovvio che Khufu governò 23 anni. Se, come amano dire gli egittologi ufficiali, la piramide fu costruita in 20 anni, anche perché tra l'altro dai calcoli sono stati fatti dagli ingegni che ci hanno inventato il costruire una cosa lì, noi, se noi oggi dovessimo costruire la piramide, la grande piramide, ci impiegheremmo 500 anni, quindi dire 20 anni è una cosa di un cervellotico allucinante. No, mettiamo che fu costruito in 20 anni quel capolavoro dell'ingegneria umana, o sovrumana, non so come dire. Ma quindi è evidente che durante tutto il regno di Khufu non c'era, quindi come fa questo ad essere sindaco della città della piramide se ancora la piramide non c'era? Ed è Nesut Re, che cioè conoscente del re, ma non è finita. Noi qui sotto abbiamo un altro arrivo che rincara la dose. Abbiamo sempre sindaco della città della piramide e poi c'è Imir Khufu Kau. Allora, ancora peggio, cioè ispettore dei lavori di Khufu, cioè questo qui era sindaco della città della piramide e ispettore dei lavori di Khufu, cioè è evidente che non può essere ispettore dei lavori di un morto, perché un morto non commissiona lavori a nessuno. Quindi è del tutto evidente che questo qui era un contemporaneo di Khufu, al quale addirittura Khufu gli fece il funerale, e quindi era sindaco della città della piramide. Che cos'è la città della piramide? Ce lo facciamo spiegare da Mark Lehner? Così, perché io ho più diritto di me a spiegarlo lui che cosa, che non io. Ogni piramide aveva anche una città della piramide, usualmente ai piedi della piana, dove sacerdoti, ufficiali e guardie vivevano, più tutto il personale necessario per servire e supportare loro. Mentre la piramide funzionava come un centro rituale. Ora, lo dice Mark Lehner, quindi relata al refero. Mentre la piramide funzionava come un centro, cioè, la piramide funzionava, non è che sta dicendo mentre stavano costruendo la piramide, cioè, Mark Lehner dice mentre la piramide funzionava come un centro rituale, non è che dice mentre stava costruendo. Scusa, ma la logica, cioè, la città della piramide era quella struttura urbana che era destinata a ospitare esercito, guardie, sacerdoti, e tutto il personale, ha detto, quindi ci voleva una città. È evidente che questa città non aveva nessun senso se non c'era il personale addetto alla piramide. Quindi se non c'era la piramide non ci poteva essere la città della piramide. Ma qui stiamo parlando di un funzionario che viveva, al quale Khufu fece il funerale. Ora, dice, ma chissà che vuol dire, chissà, dobbiamo capire, dobbiamo spiegare. Perché non arrondire non fa primavera. Allora andiamo già qui. Mentre la costruì uno per loro era già il simbolo, era già. C'era già, no, ma andiamo avanti, adesso vedremo che c'era già proprio. Adesso andiamo qui nella tomba. 60. Oh, anche questo è stato portato a Gerusalemme. Allora vediamo, questo era il sacerdote Kai, qui dietro c'è sua moglie. Sappiamo da un altro frammento che questa donna si chiamava Henutsen, che è il nome in genere delle principesse reali, quindi questo qui era ammanicato bene, insomma, se è vero, perché abbiamo solo un frammento, dice il nome ma non ci spiega la genealogia. Proviamo a leggere un pochino cosa. Allora, Sri En Khufu, cioè funzionario di palazzo. En, noi lo traduciamo tipo per al servizio di Khufu, del faraone Khufu, quindi anche questo è un contemporaneo di Khufu, perché altrimenti se era funzionario di palazzo di un altro, è del tutto evidente che c'era il nome di un altro faraone, non di Khufu. Non di Khufu. Nesut
Wab en Agetmer, cioè sacerdote Wab nella piramide dell'orizzonte. Ma come, scusa? Ma allora c'era già, allora scusa, se c'è un sacerdote Wab che lavora nella piramide dell'orizzonte, cioè, non è che sta dicendo era un muratore che montava le pietre, sta dicendo che è un sacerdote, cioè quindi, voi immaginate un prete che dice messa in una chiesa in costruzione, c'è l'inaugurazione quando è costruito il taglio del cioè provate a immaginare un sacerdote di nostro che fa messa in una chiesa con le impalcature, con gli operai che caricano il cemento, cioè è una cosa fuori dal mondo, cioè non si può arrivare a un livello di menzogna così incredibile. Quindi il sacerdote Wab nella piramide dell'orizzonte. Quindi è chiaro che ci hanno raccontato un mare di balle, è evidente che Khufu, quella cosiddetta piramide di Khufu c'era già. Perché questo qui, anche questo, gli ha fatto il funerale Khufu a questo qui. Imaku Kai, il venerabile Kai, che è questo qui, Kai. Meri Ernebef, amato dal suo signore. Di nuovo Kai, e poi sua moglie, sua amata, che è questa qua. Vabbè, lasciamo stare lo scriba perché io adesso non voglio scandalizzarvi troppo, ma gli scribi, prego. Posso chiedere la differenza che c'è nel termine funzionava? Prima nella slide precedente si parlava della piramide funzionava. Di solito si dice funzionava di una macchina, sì, di un macchinario, non di un tempio. Sì, funzionava, cioè era in funzione come una chiesa. Una chiesa in funzione, ecco, per questo storia, ecco. Cioè era, diciamo, con le strutture già pronte per ricevere tutta la liturgia. Anche qui poi ci sono altre cose da dire, adesso quello che volevo farvi notare, qui vedete il nome di Kai. Allora, questa è i due carici fioriti sono la Ypsilon, questo è l'avvoltoio egiziano che è la A, e questo è la Q. Voi provate a immaginare, noi quando scriviamo la Q facciamo la O con la gambetta sotto a destra. Nessuno di noi, ci hanno insegnato alle elementari, scrive la Q, la O con la gambetta a sinistra, no? Però questa scritta incredibilmente fa questo errore. Qui mette la Q rivolta a destra e qui mette la Q rivolta a sinistra. E quella è veramente incredibile. È veramente incredibile. E nessuno gli ha detto niente, cioè, ma che stai combinando? Nessuno gli ha dato qualche scappellotto per dire riscrivi tutto. Niente, tranquillo, vai. Anche qui c'è un altro errore abbastanza grave, perché At, cioè il funzionario di palazzo, qui lui ha messo il simbolo della terra, ma in realtà c'è il simbolo del cielo, cioè che è anche molto simile, però ci sono due gambette qui laterali, quindi mentre questo è il simbolo della terra, cioè lo scriba ha fatto degli errori alquanto simbolici, nessuno gli ha detto, ma non è l'unico caso, tutta l'epigrafia egizia è così, provate, questo era anche di peggio altrove, per dire siamo nella piena normalità. Ma quindi questo documento dimostra che io una volta mi è capitato di parlare di queste cose qui con un egittologo, ma neanche tanto famoso, comunque un egittologo, il quale mi ha risposto, ma sì, ma è normale, perché i sacerdoti Wab venivano messi di corvée nelle costruzioni regge. Questo è assolutamente vero. Tanto è vero che c'è un editto di Pepi II, che però siamo nella sesta dinastia, quindi molto tempo dopo questi fatti, un editto in cui viene proibito l'utilizzo dei sacerdoti Wab nelle corvée per l'edilizia regale, quelli però solo della fondazione Snefru. Cioè, allora, i sacerdoti Wab addetti alla fondazione Snefru non possono essere adibiti ad altre corvée. Quindi sappiamo che il problema è un altro, cioè Kai è uno sriat, cioè è un funzionario di palazzo, ma voi ve l'immaginate un funzionario di palazzo adibito a una corvée? Cioè è la stessa cosa che dire, che ne so, un ministro del governo italiano, non so, se non voglio fare troppi paragoni, ma addetto, non so, ai lavori più umili,
è evidente che c'è qualcosa che non quadra. No, questa è la prima. La seconda cosa che non quadra in questa spiegazione, alquanto cervellotica, diciamo pure, è questa: che io vorrei che qualcuno di questi egittologi che dicono queste corbellerie, non faccio nomi, quindi chiamiamolo in questo modo, mi portasse, non dico una decina, uno, un solo documento dove c'è scritto di un sacerdote con tutta la vanità che avevano addosso i sacerdoti e tutti gli egiziani, un sacerdote che cita, si vanta delle sue corvette, se le mette addirittura nel suo epitaffio funebre. È una cosa fuori da qualsiasi logica. Cioè che un sacerdote si vantasse di una corvette. Quindi è del tutto evidente, per tante ragioni, che è impossibile che quella lì sia una corvette per la costruzione del Tempio. È del tutto impossibile. Questa è la logica, almeno dice così. Poi il mondo sappiamo tutti che è pieno di pazzi. Quindi... Ma il punto è un altro, questo, e questo è da Hilary Wilson, Understanding Hieroglyph of Arab Book, 1993, Hilary Wilson, questo l'ho fatto la fotocopia dalla pagina 140 del suo libro, tradotto in italiano. Parte dell'iscrizione di un architrave proveniente dalla tomba di un sacerdote della sesta dinastia che prestò servizio presso il tempio della piramide di Pepi II. Traduzione qui però... giustamente parte dell'iscrizione, perché questa traduzione si riferisce a pezzi che non ci sono qui, il superbello qui non c'è. Ma noi abbiamo qui di nuovo sacerdote Wab nella piramide, Ankh-Men, vita stabile di Neferkara. Qui non mette vita stabile, non so perché non lo mette. E qui il nome, Der-Sendi. E poi io l'ho ripetuto Sendi, non capisco perché manca il pezzo che viene dopo, quindi... Comunque c'è il nome Der-Sendi. Ma ed è tutto evidente, qui Hilary Wilson, cioè che è un'allieva di Cyril Aldred, cioè stiamo parlando qui di un'egittologa con tanto di pedigree. Hilary Wilson dice che Der-Sendi prestò servizio presso il Tempio della Piramide. Allora, se quella dicitura a Hilary Wilson, come credo all'egittologia ufficiale, dice che quella dicitura indica il fatto che Der-Sendi prestò servizio presso il Tempio della Piramide, siccome è la stessa dicitura di Kai, vuol dire che anche Kai prestò servizio presso il Tempio della Piramide. Non si possono fare due pesi e due misure, non si può dire di quello una cosa perché è Pepi II e di quello un'altra perché è Khufu. È molto grave, è molto disonesto arrampicarsi sugli specchi per dimostrare l'indimostrabile. E poi non voglio allargarmi troppo in capo perché poi finiamo dove stiamo finendo. Con la menzogna sì. Dico, vogliamo ristabilire il regno minimo di verità delle cose, un po' di rispetto per la verità. Allora, prestò servizio presso il Tempio della Piramide, Der-Sendi, benissimo. E allora anche Kai, perché è uguale. Wab, Mer è il nome del faraone. Se noi torniamo, eccolo qua. Wab, En... Akhet, nella piramide dell'orizzonte. Sacerdote Wab, addirittura conoscente del cielo, cioè, è la stessa scritta, quindi non possiamo, diciamo, arrampicarci sugli specchi per dimostrare cose che sono al di fuori della documentazione, di cui noi siamo in possesso. Allora che fa? Questo però, ecco, qua impazziscono tutti, qua è il colpo finale di grazia. Per i difensori, qua io ho parlato con persone che ho viste veramente impazzite anche queste cose. Anche questo è un documento. È un documento. Questo è un calco su argilla di un sigillo, sapete i sigilli, quelle pietre rotonde che si facevano scorrere, quei sigilli si poi nella Creta, ma anche sull'inchiostro, sul papiro si faceva. Questo sigillo. Ve lo leggo, c'è scritto Neter Nefer Neb Taui Khufu Netera Ernub Akech Dutmer, cioè Dio buono, signore delle due terre, Khufu, grande Dio, oro d'oro,
quello della città della piramide. Ora, dovete sapere, il nome di Oro d'Oro era uno dei quattro nomi, perché col figlio di Khufu, con Dietefra, viene introdotto il quinto nome, il nome Sara. Per cui ogni faraone, al momento dell'incoronazione, quando un faraone veniva incoronato da principe ereditario, diventava faraone, assumeva, da Dietefra in poi, cinque titoli di incoronazione. Con Khufu ne abbiamo ancora quattro. Ora, nello Wadi Magara ci sono i tre titoli. Ci sono, cioè, il Nebti, cioè le due signore, c'è il Nesut-Bit, o anche Nebtawi, che sono sinonimi, e c'era il nome, il Serek, della, il nome di Oro, non Oro d'Oro, ma il nome di Oro. Quindi abbiamo Oro, Oro d'Oro, Nebti e Nesut-Bit. Il nome Oro d'Oro manca dallo Wadi Magara, perché nel momento in cui doveva essere, c'era l'indicazione, lì poi è stato cancellato, è stato scalpellato via, chissà da chi. Qui noi abbiamo il nome di Oro d'Oro, abbiamo un documento che recupera quello che manca nello Wadi Magara. Il nome di, cioè, il nome di Oro d'Oro è uno dei nomi di incoronazione, cioè al momento in cui Khufu diventa re, sceglie come suo nome di Oro d'Oro quello della città della piramide. Cioè è impossibile per un faraone scegliere come nome di Oro d'Oro qualcosa che non esiste. È completamente impossibile. Lui dice, cioè la piramide è un genitivo, è specificativo della piramide. Cioè lui deve costruire la città della piramide, ma la piramide, perché della, c'è già. Questo documento ci dice che quella piramide c'è già, perché altrimenti lui, al momento dell'incoronazione, non poteva mettere nel suo nome di Oro d'Oro l'indicazione della piramide di qualcosa che non esisteva, di qualcosa che era immaginario. Era impossibile, cioè significava una rivolta civile, perché il nome di Oro d'Oro è legato alla religiosità del re, c'è tutta una mistica intorno al nome di Oro d'Oro. Per cui adesso staremo qui molto più di un'ora, ci sono dei trattati che spiegano cosa significa il nome di Oro d'Oro. Per cui mi dispiace per voi che siete dei neofiti, ma il nome di Oro d'Oro non può indicare cose che stanno nell'immaginazione del re. Deve indicare cose che appartengono alla cultura popolare. È una cosa che appartiene alla cultura popolare, deve esistere. Non può appartenere alla cultura popolare una cosa che non esiste, una cosa che sta poche di là da te. Quindi lui si ripromette di costruire la città della piramide proprio per onorare gli dei costruttori delle piramidi di Giza. Perché le piramidi di Giza per iniziare sono state costruite. Poi dovete sapere una cosa, ci sono per esempio molti documenti, ad esempio gli insegnamenti di Perikara, altri scritti, dove il faraone educa il figlio, il futuro faraone, a tutto quello che deve e che non deve fare per governare bene. Uno degli insegnamenti che il faraone imprime a suo figlio è quello, dice, non devi mai parlare delle cose divine. Per esempio, quando ci fu l'esplosione di Santorini, l'Egitto fu devastato dalle conseguenze dell'esplosione di Santorini, nessuno storico egizio scrisse di quella, perché era una cosa talmente catastrofica, divina, cioè perché quel genere così, cioè il sole che si oscura, la cenere che cade dal cielo, tutta questa roba qui, è chiaramente opera degli dèi, quindi era proibito parlarne. Era proibito parlare delle guerre civili, era proibito parlare dei disastri, quindi delle piramidi costruite dagli dèi era proibito parlarne. Era proibito.
Ecco perché non troviamo ecco perché in realtà tutte le piramidi crollate, che sono centinaia, costruite dagli egizi, sono il documento che ci parla dell'esistenza delle piramidi egizie, perché loro con quel tentativo di imitarle ci dicono: noi stiamo cercando di imitare un modello inimitabile. Loro non avevano la più pallida idea di come si faceva a costruirle, si crollavano. Ma infatti questo dimostra che non le hanno costruite loro, cioè quelle di Giza. Non si doveva parlare delle piramidi in questo senso perché erano degli dèi, ma il faraone lo sapeva, cioè ecco, quindi era un sapere riservato al faraone, perché ce ne sono tanti di saperi che erano riservati al faraone. È umanamente impossibile, come tutte le piramidi del Sud America. Ah, le piramidi, tra l'altro anche lì ci sono delle costruzioni, c'è nella piramide Teotihuacan, ci sono strati di mica. E anche quello riflette nozioni scusate, ma un sarcofago nella piramide di granito che è durissimo, lucidato a specchio, chi l'ha fatto? Neanche adesso riusciamo a fare. Se posso, allora, dire, posso dire due particolari su quello che ha detto il signore adesso, del sarcofago di granito. Chi è stato alla piana di Giza, se cammina nel percorso che va alla Sfinge, fa una specie di corridoio, diciamo, che è formato da pietre che sono di granito rosso, del peso di svariate tonnellate l'uno. Granito rosso? No, rosso. Rosso, rosa, vabbè, dopo le variazioni di colore, ok. Se uno, a parte il fatto che molte di queste pietre sono incastrate in maniera irregolare, come avviene per tipi di pietre, Perù, eccetera, quindi Centro e Sud America, per dare modo di resistere. No, il tempio è granito grigio. No, il tempio, no, no, sto parlando del corridoio va, è un corridoio lungo 100-150 metri, sono pietre di svariate tonnellate, alcune hanno, non so, sono lunghe 2 metri, poi c'è un becco lungo 30 centimetri che fa l'angolo, che si incastra con un altro che è dritto, cioè più grosso terremoto non tirerebbe giù niente del genere. Ma la cosa più interessante è che lì siamo davanti alla polvere del deserto, ma se uno prende un fazzoletto e lo pulisce, sotto è lucido, e se toccate con la mano è come se l'avesse fatto il marmista ieri mattina. E queste cose hanno migliaia di anni, ci sarà pure una tecnica che noi a quel tempo non conoscevamo. Era solo una specificazione, adesso scusate. Cominciamo un altro tipo, abbiamo visto appunto come sia tutto abbastanza così alterato nei dati finora. Adesso proviamo a seguire un altro percorso e vedere un attimo cosa è realmente la Grande Piramide e di che cosa ci parla in maniera chiara e incontrovertibile. Allora, questa, come vedete, è la grande piramide. Come vedete qui la cima, e c'è un terrazzo, non è che finisce in punta, c'è un terrazzamento, e poi parecchio, se è stato calcolato fino a 16 persone possono stare in piedi qua. E ai piedi della grande piramide, Refaruk, vedete, la Villa Reale. Questa è una foto molto antica, di 60 anni fa, e quando ancora c'è la Villa Reale. Vedete, qui c'era l'ingresso, questa era la strada che saliva dalla valle, portava il re, c'era una parte tutta la vegetazione, e qui Farouk si passava qualche giorno di vacanza. Qui oggi è ridotta, come vedete, la porta semibiroccata, il recinto delle mura mezzo abbattuto, la vegetazione è sparita, quindi uno stato di totale abbandono. Diceva, cosa c'entra questa storia della Villa Reale? Il punto è questo, che nella Villa Reale, speriamo che non se ne abbia la voce. Non mi chiede d'acqua? No, ci ho avuto il raffreddore fino a 2 giorni fa. Allora, negli scantinati, questa villa fu costruita sopra questa roba qui. I passaggi di prova, con la sola eccezione della Cara d'Abonso, furono scavati come una sorta di prototipo prima
che avessero inizio i lavori della piramide. Questo lo dice Peter Lemessurier nel libro Gli Dei dell'Alba. Furono creati per studiare le funzionalità dell'angolo all'incrocio tra i condotti ascendente e discendente. Quindi c'è uno studio per l'incrocio dei condotti. Ed ecco il pansezione, condotto discendente, condotto ascendente, la cosiddetta camera del re, i condotti. Quello che vorrei farvi notare è che i famosi condotti chiamati impropriamente di aleazione da qualcuno, come vedete sfociano tutti e due, sia a nord che a sud, sullo stesso corso di scalini. Sullo stesso corso, cioè vanno a cercare, come vedete questo è ancora più inclinato, perché doveva, essendo disassata rispetto al centro, quindi doveva fare un percorso più ripido per andare a beccare lo stesso corso di scalini. Questi 95esimo però qui non esiste perché non sono mai, questi sì, sfociano all'esterno, ma questi no, quindi è un discorso più teorico, questo è un discorso pratico, questo è un discorso solo teorico. Allora io quello che vi devo dire è questo, che l'inclinazione di questo corridoio discendente è di 26 gradi e 34 minuti. Benissimo, che vuol dire? Cioè ognuno è libero di scegliere l'inclinazione che più gli passa per la testa, ci figuriamoci, qual è il problema? No, nessun problema. Il problema nasce quando dice, guarda, ma che strano, ma anche il condono del corridoio ascendente, anche lui proprio guarda un po' che roba, 23 gradi e 34 primi, ma che... E l'angolo tra i due è 127 e 32. Ora, la cosa alquanto singolare è che questi angoli sono esattamente gli angoli stabiliti dalla natura, quindi non dall'uomo, che vengono usati sì dall'uomo nell'utilizzo di uno spettroscopio a raggi X, perché il fascio primario di raggi X che incide sul campione e che viene mandato sul cristallo, bene, la disposizione degli atomi del cristallo è tale per cui per un angolo diverso da 26 gradi e 34 primi non c'è rifrazione. La rifrazione c'è solo per quell'angolo e questo vale in qualunque angolo dell'universo, anche in un pianeta lontano 12 miliardi di anni, perché questo è l'angolo stabilito dalla natura, non è stabilito dall'uomo. Cioè, per avere rifrazione bisogna incidere con quella, e questi corridoi rispettano l'angolo di incidenza. Dice, ma che vuol dire? No, non vuol dire niente. Poi c'è gente che è impazzita, no, non sono 26-34, sono qua, sono là, sono 26-32, perché altri due hanno detto, no, io mi attengo alle misure stabilite da Mark Lehner e da Pochani, André Pochani. André Pochani era un egittologo laureato in fisica. Mark Lehner sanno tutti chi è, quindi se loro danno queste misure le do anch'io, e non se poi arrivano e dice no però Maraggioglio e quella dice no, non me ne frega niente, io ho Pochan e Mark Lehner che mi dicono queste misure e per me bastano e avanzano, non me ne frega niente delle misure degli altri, anche perché realizzare misure, questa è una misura che nell'Ottocento fare quelle misure era una cosa. Cioè, che strumenti c'erano per avere quella precisione? Oggi c'è la precisione. E quindi va bene. Mi chiede pure. Ecco. No, così a poco. Grazie. Non è avvelenato? No. Quindi c'è questa situazione. Diceva, è una cosa troppo... Non vuol dire niente, no? Allora... 116esimo corso di scalini, ma perché? Prima stranezza, quindi cominciamo con l'elenco delle stranezze della grande piramide che non esistono in nessun'altra parte del mondo, esistono solo lì. Quando parliamo solo di queste, basta, non c'è l'eguale in nessun altro angolo di mondo. È un caso unico nella storia dell'umanità. Altra stranezza, anche questa è una foto quando ancora non esistevano i computer, ed è per quello che l'ho scelta, perché oggi con i computer si fanno le porcherie più incredibili e dopo vi farò vedere qualcosa.
qui c'è qualcosa. Questa foto è stata scattata da un aeroplano sulla Piana di Cinzia durante l'equinozio di primavera alle 6 del pomeriggio. Quindi c'è la luce radente che colpisce proprio di striscio la faccia sud di queste delle due piramidi. Allora, vedete, questa è la piramide, la seconda piramide, vedete che l'ombra sta per raggiungere la sfinge, e infatti anche qui poi ci sono altri ragionamenti, altre misure. Ma qui c'è qualcosa di strano che qui non c'è. Ma che cos'è questa linea al centro? Cioè, noi scopriamo la luce del sole solo all'equinozio, sia di primavera che di autunno, chiaramente. Sembra che non sia dritta. È incavata. C'è un apotema. André Pochin, che era un fisico prima ancora, che infatti insegnava fisica al liceo del Cairo negli anni 30, fu quello che non ci dormì la notte. Perché gli egittologi, che hanno una laurea in lettere, non gliene frega niente, manco se ne accorgono. André Pochin dice, ma è chiaro che, lo disse lui, quello è un pluviale, cioè di lì veniva scaricata l'acqua durante gli acquazzoni. Perché? Ma innanzitutto noi sappiamo che quella era zona arida, non c'è piove. Allora, il punto è, ma scusatemi una cosa, ma per quale motivo si dovevano mettere i pluviali lì e non anche lì? Perché i pluviali nella grande piramide e non neanche nella seconda, se dovevano scaricare l'acqua? E bella domanda, cioè, sì, è vero, raccoglievano l'acqua, infatti, e noi nei corsi di pietre c'erano delle gronde rovesciate, cioè come nelle gronde che abbiamo noi nelle case, no? Quindi canali di gronda che convogliavano con una leggerissima pendenza, convogliavano tutti nel pluviale centrale, che era un regime torrentizio, un fascio d'acqua impetuosissimo, perché raccoglie, cioè, vedete, la piramide non è nata dalla fantasia malata di un pazzo che dice, ma oggi che faccia la piramide, no? Me sveglio e faccia la piramide, ma sono sognato. La piramide nasce da un'esigenza fisica, cioè costruire una struttura capace di raccogliere nel più breve tempo possibile il maggiore quantitativo di acqua. Ecco perché è nata la piramide, per raccogliere acqua da convogliare al centro. E ma dice, ma guarda caso i condotti sfociano non solo sullo stesso corso, ma addirittura sulle apoteche, cioè sui pluviali. Attenzione, dice, ma dice, non se ne sono accorti. No, se ne sono, perché l'ingresso nord, perché la piramide, l'ingresso originario stava lì, l'ingresso nord della piramide è spostato di 7 metri e 30 rispetto, quindi loro sapevano quello che stavano facendo. Hanno spostato l'ingresso, se no si pigliava tutto il froscione d'acqua, allagava tutto, l'hanno spostato di 7 metri e 30. Quindi erano completamente consapevoli di quello. Quindi quando quei condotti sfociano nei pluviali, non ci sono capitati lì per caso, ma non solo, poi lo vedremo più avanti, dopo se li vanno a cercare, sono proprio, perché sono zigzaganti quei condotti, cioè visti di profilo sono dritti, ma visti dall'alto sono zigzaganti, perché cercano l'acqua, diciamo. Quindi è chiaro che quelle incavature servivano per convogliare l'acqua nei canali e quindi nella camera superiore. Questo è un libro del 1925 di Davidson, Greek Pyramid, e lui, anche Davidson, aveva notato questa storia dell'incavo della grande piramide, quindi, come dire, qualcuno se ne è accorto, e giustamente lui ha messo le reti in cima, non c'è la punta ma c'è il terrazzo, giustamente. E qui vi invito a tenere presente che la grande piramide finisce con un terrazzo e non con una punta, lo vedremo più avanti perché. Allora, noi di che cosa dice, ma adesso dove siamo finiti?
Adesso siamo finiti nel Gabon, a Oku. Questa è una miniera di uranio a cielo aperto. In questa miniera di uranio a cielo aperto, tuttora funzionante, la Reva francese che lo sto aspettando, vedete che qui c'è un colore diverso della roccia. Qui c'è un tecnico francese che sta indicando cosa? Sta indicando un reattore nucleare naturale, ciò che è rimasto. Cioè, cosa è successo a Oku nel Gabon? Che la natura ha messo in scena, così da guardare qui per favore. Questi sono tutti, questa è la cartina di Oku, sono tutti indicati qui con questo simbolo, tutti reattori nucleari naturali. Cioè la natura, da sola, senza tecnici, senza energia elettrica, senza questo e quell'altro, senza tecnologie da era industriale, ha messo insieme il materiale fissile, ha innescato la reazione nucleare, ha fatto arricchire il materiale fissile, ha controllato la reazione di fissione, lo spegneva quando era necessario. Cioè la natura era in grado di accendere e di spegnere da sola un reattore nucleare. Senza te. Quando arrivano, ora, perché? Dice, ma di che stiamo parlando? Io voglio farvi notare, ma questo non l'ho notato io questo fatto lo hanno notato gli ingegneri nucleari statunitensi, sto parlando di Sean Sloan, Erica Miller, Wilson, non mi ricordo il nome, quindi lo dicono loro, non è che io non mi potrei mai permettere, perché sono loro i fisici, non io da giornalista mi limito a riportare quello che gli altri hanno detto. Hanno notato una cosa alquanto strana, vedete le frecce cosa indicano? Vedete questo cambio di colore del granito? Vedete questa linea dove qui il granito ha un colore e qui ha un altro colore, vedete? E questa linea è uniforme alla stessa altezza in tutta la camera. Loro hanno chiamato questo viraggio del colore del granito. Loro dicono, gli ingegneri nucleari del sito statunitense di Hanford, che è il primo sito che ha prodotto le atomiche, loro dicono che il viraggio del colore del granito è possibile solo ed unicamente in presenza di forti radiazioni nucleari. Cioè quella traccia è la firma di una reazione nucleare. Cioè quella camera, quella lì era una piscina d'acqua, quello lì era un FBR, un Fast Breeder Reactor, un reattore autofertilizzante veloce che serviva per arricchire l'uranio e trasformarlo in plutonio. Il plutonio è materiale fissile. Quel viraggio del colore, non secondo me, ma secondo quelli che ne sanno molto più di me su queste cose e che io mi limito a riferire, quel viraggio del colore indica la presenza di una reazione nucleare lì dentro. Noi abbiamo visto che a Oku, nel Gabon, la natura è in grado, senza sofisticate apparecchiature, di montare addirittura 12 reattori, non manco uno per sbaglio, 12! Dice uno, ma sì, è stato un... No, 12! 12 casi! Di reattori nucleari montati dalla natura. Imitando la natura si fa lo stesso, non c'è bisogno di nulla, non c'è bisogno di centrifughe sofisticatissime, apparecchiature, corrente elettrica, ampere a quantità industriale, niente. La natura non aveva né centrifughe né centrali elettriche, non aveva niente. Ha montato 12 reattori nucleari seguendo le indicazioni della natura. Si muove in quella cassa di granito, quello era il nocciolo del reattore. Loro lì ci mettono, infatti quella cassa lì è calcolata esattamente per la quantità esatta di uranio
di uraninite, cioè che si trova in natura, non ci devi fare niente, la devi solo togliere la roccia e portarla lì, non ci devi fare niente. Prendi l'uraninite, ecco perché lo spettroscopio, per capire dove era l'uraninite. Loro prendono il campione e dice, ecco, questo è ricco di uranio, andiamo lì a prenderlo. Loro avevano mappato l'Africa e forse anche l'Europa per capire quali erano le zone dove poter prelevare l'uraninite, il biossido di uranio. Ecco perché avevano lo spettroscopio. Quindi era una struttura multifunzione. Prima gli serviva per cercare la zona più ricca da dove prendere il materiale e poi serviva per la reazione. È chiaro che per caricare l'acqua si carica l'acqua dai condotti. Dice, ma se ce n'è il Nilo lì a due passi, perché non la pigli dal Nilo? Perché, a parte, allora, innanzitutto due cose. L'acqua che cadeva a Oklo era l'acqua che alimentava il reattore. L'acqua piovana di Oklo aveva le stesse caratteristiche chimiche dell'acqua piovana di Giza, quando a Giza pioveva nel subpluviale neolitico. Parliamo di 7000 anni fa. L'acqua piovana era priva di metalli come il zinco e altri che hanno il potere di inibire l'arricchimento dell'uranio, che hanno il potere di bloccare l'acqua piovana, comunque un'acqua demineralizzazione, cioè che è acqua evaporata, quindi era acqua pulita, mentre l'acqua del Nilo c'aveva tutti i minerali di questo mondo, quindi per ragioni tecniche, chimiche, fisiche avevano bisogno dell'acqua piovana, non per una fantasia, per una necessità fisica, dovevano prelevare acqua piovana e hanno costruito questa macchina per portare l'acqua piovana lì dentro e innescare la reazione di arricchimento dell'uranio. Senza quell'acqua non potevano fare nulla, non ci poteva essere l'arricchimento. Tant'è vero che a Oklo com'è che si bloccava la reazione? Quando l'acqua si trasformava tutta in vapore, anche il vapore non blocca il passaggio di neutroni. Quindi appena l'acqua dopo diventa come i geyser, l'Old Faithful in Islanda, no? Che ogni due ore uguale. Cioè il tempo che si ricarica ed aveva il funzionamento dei geyser, aveva lo stesso funzionamento. Cioè, per cui quando diventava vapore si bloccava la reazione e quindi si impediva, perché se il plutonio continuava ad arricchirsi superava la massa critica che è intorno ai 3 miliardi, se non ricordo male, non ricordo bene, però non prendetemi alla lettera, se si supera quella massa critica c'è l'esplosione catastrofica, salta la rabbia. Ebbene, prima che arriva, la cosa terrificante della natura è che un attimo prima che il reattore nucleare naturale di Oklo, raggiungessero il plutonio alla massa critica, si spegneva perché il vapore diventava talmente tanto che impediva ai neutroni di arricchire l'uranio. A quel punto lì la falda freatica lavava tutto e ricominciava il ciclo, fino a che poi non si è spento tutto per esaurimento completo del combustibile. Una cosa incredibile, cioè un ingegnere non avrebbe potuto fare di meglio, eppure l'ha fatto la natura. È una cosa pazzesca, ma sta lì. Infatti i tecnici della leva erano lì allibiti, ma ce ne sono 12 di queste cose. Quindi qua faceva la stessa cosa, quei segnali sul granito dimostrano che quella era una piscina, che quello era un reattore fast breeder reactor, reattore autofertilizzante veloce. Ah, ulteriore, perché voi vedete, vedete qui le giunture, la saldatura perfetta, cioè qui non ci passa non una lametta da fare, dovevano sopportare un vapore e anche il soffitto, tenuta stagna, un vapore, l'acqua arrivava a 500 gradi, ecco perché il soffitto, E non ci sono cementi, c'è solo granito,
Ed ecco perché c'è quel soffitto a 5 strati, perché quello era un refrigeratore, non era uno scaricatore di tensione, perché nella camera della regina non c'è, c'è più peso nella camera della regina che lì, perché è più sotto la camera della regina. Quindi è un'idiozia allucinante anche quella. Cioè nessun ingegnere andava, cioè gli ingegneri dice ma che stai dicendo? Cioè questo non lo dico io, lo dicono gli ingegneri civili. Dice guardate che è una bestialità solenne questa cosa. Dire che quello serviva per scaricare la temperatura, erano dei refrigeratori, perché se la temperatura arrivava al calcare, il calcare sì che si spaccava. E il granito, quindi c'erano 5 strati per impedire che il calcare... Per disperdere il calcare. Questa cosa qua, voglio farvela notare per ulteriore rafforzamento di quello che abbiamo cercato di dire finora. Queste lame di selce è quella statuetta apotropaica lì, che è tipica tra l'altro dell'Aurignaciano superiore, cioè del 30.000 a.C. Però sono state trovate nella tomba della principessa Sedit. La principessa Sedit era una delle figlie di Khufu. Cioè la domanda è, ma è con questi strumenti e con quella mentalità che hanno costruito la grande piramide? Ma ci rendiamo conto? Cioè, è con le lame di selce che hanno costruito la grande piramide? E con quella mentalità apotropaica lì? Ma veramente? Cioè, c'è un limite alla scienza. Ora, questo signore, qui andiamo un po' lontano adesso magari, ma questo signore che vedete qui è Lord David Davenport. Quello è un italiano, il giornalista Ettore Vincenti. Questo è uno dei loro viaggi in India. Davenport è uno degli scopritori, diciamo, della città di Mohenjo-Daro, no? Ed è quello che ha scritto questo libro, David Davenport, 2000 a.C., Distruzione atomica. La misteriosa scomparsa di una città titanica nella Valle del Nilo. Lui dice che la città di Mohenjo-Daro è stata distrutta da un'esplosione atomica. Ora, ci sono molte persone che dicono no, è stata un'esplosione, ma non è stata atomica, è stata una bomba termica, ma non nucleare, perché non c'è la reattività. E dicono che non c'è radioattività perché nella roccia fusa non ci sono tracce di radioattività. E questo è completamente giusto. Dopo 4.000 anni non ci possono essere tracce di radioattività in una pietra vetrificata, in un coccio di ceramica vetrificata, ovvio non c'è, ovvio. Tu ti puoi divertire ad andare lì col contatore Geiger e non troverai mai nulla. Tutte le sostanze radioattive rilasciate nell'ambiente da un'esplosione atomica, dopo massimo 30 anni, se vogliamo anche 300 anni, non c'è più nulla. Ce n'è uno solo, che ha un tempo di dimezzamento, indovinato un po', di 17 quasi milioni di anni, ed è lo iodio 129. È l'unico, non c'è altro. No, vabbè. Ed è l'unico. Lo iodio 129 ha una caratteristica. Lo iodio 129 non si fissa sui materiali inorganici, sulle pietre, sulle ceramiche. Quindi se tu vai lì col contatore Geiger, non trovi, non puoi trovare lo iodio 129. Per legge di natura, non si può trovare. Dove lo trovi lo iodio 129? Nei tessuti organici. Davenport, io voglio dire una cosa, se David Davenport dice che queste ossa hanno ancora dopo 4.000 anni una radioattività superiore del 50% alla radioattività normale dei corpi umani, per me quella è una notizia. Se mi arriva chiunque altro, fosse pure un fisico, che mi dice no, non è vero, non c'è nessuna... Per me la notizia è quella di Davenport.
non è quella del fisico che mi dice che non è vero. La notizia a me me la dà Davenport, non me la dà il fisico. Il fisico la notizia me la può dare ad una sola condizione, che se ne va in un laboratorio accreditato ufficialmente, che mi segue i protocolli di esame, quelli certificati, sotto un'indagine, sotto un occhio di controllo ufficiale. E allora quando mi emana un documento che mi dice in queste ossa non c'è nessuna reattività, cioè deve portare il documento certificato, non fatto da sua col suo contatore Geiger, perché io non posso andare a cercare quanto carbonio 14 c'è in un osso rimasto col contatore Geiger. Cioè è una cosa, dire cervellotica che dire poco, è dire poco. Quindi quando parliamo di cose dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando o non dobbiamo parlarne. Quindi io, per me la notizia è quella, se Davenport ha detto una bufala, che è possibile, bene, io quando ci saranno i documenti certificati che dimostreranno che è vero il contrario, io dirò è vero il contrario. Al momento la notizia per me valida è quella di Davenport, che dice che queste ossa hanno una radioattività superiore, ma relativa allo iodio 129, non a un elemento qualunque che non può più esistere. Dopo 4.000 anni c'è solo lo iodio 129, e solo quella sostanza è indicatore di un'esplosione atomica. Solo quella sostanza. Se c'è quello, c'è stata l'esplosione atomica e non c'è stato altro. Quindi adesso le altre teorie, anche queste, Orion Mystery, Science Mystery. Orion Mystery nel 1993, Robert Vaval scrisse il mistero di Orione, e 5 anni dopo Andrew Collins gli rispose con il mistero del cigno. Quindi non il mistero di Orione, ma il mistero del cigno. Questo è quello che dice Boval, dice, ma guardate, qui i condotti indicano proprio la cintura di Orione, l'orsa minore, no, questo non ci siamo, anche qui altre, diciamo, cose, dice, informatevi meglio prima di parlare perché così non va. È quello che vi dicevo prima, no? Ecco, visti dall'alto, i condotti, come vedete, sono zigzaganti, cioè non è una canna di fucile da cui puoi vedere, non vedi niente, sono zigzaganti, non si vede un bel niente da quei condotti. Quindi da quei condotti non si può vedere né Orione né Cigno né niente. E qui vorrei farvi notare ancora una cosa, vedete in verde c'è una sovrapposizione tra le stelle della cintura di Orione e le stelle del Cigno. In verde sono le stelle della cintura di Orione, in rosso le stelle delle ali del cigno, poi vedete quella rossa è Deneb del cigno e poi quella verde è anche lì un'altra stella molto grande della costellazione di Orione, ma che cascano nel nulla. Quindi perché le stelle più piccole hanno la piramide e quelle più grandi no? E anche questa è una cosa alquanto particolare. Ma la cosa che insomma cade sotto l'occhio è che, come potete vedere, una delle stelle della cintura di Orione è fuori asse, mentre se andiamo a guardare le stelle del cigno sono tutte in linea. È una coincidenza perfetta per il cigno. Ma il punto non è questo, perché se noi andiamo a prendere Cefeo troviamo la stessa cosa, possiamo pigliare noi, di stelle ce ne sono miliardi di miliardi. Di queste combinazioni ne possiamo trovare miliardi. È inutile che ci fissiamo su Orione o su Cigno, ne troviamo miliardi, ma il punto è un altro. Il punto è un altro, quello vediamo dopo. Il punto è un altro, che Orione è una costellazione invernale. Cioè Orione compare nei cieli boreali in inverno. Mentre il cigno è una costellazione estiva, compare, dice il coreano. Quindi se il faraone
se noi diamo per assumiamo l'assunto che quelle tre piramidi siano la cintura di Orione e che il faraone viene sepolto nella grande piramide perché l'anima dei condotti deve risalire alla cintura di Orione. Ma scusate un attimo, se i condotti, qui veramente, vabbè, certo, l'autore era un architetto, non era un fisico, quindi certe cose non le poteva capire. Comunque, adesso non voglio dire altro, ma se quei condotti servivano, come hanno scritto Boal e Gilbert, per la dipartita dell'anima del re che doveva raggiungere le stelle di Orione, ma mi spiegate una cosa, se il povero caro buon Cheope fosse morto, che dico, in primavera, in estate, cosa fa? Lo tenevano al caldo, aspettavano l'inverno per seppellirlo. Ma ci rendiamo conto della bestialità di un ragionamento simile? E se moriva d'inverno, se invece era vera l'altra teoria, quella del cigno, dovevano aspettare l'estate? Cioè, sono cose veramente, diciamo, chiamiamole fantasiose, per non dire altro. Chiamiamole fantasiose. Cioè, quindi, sto povero re doveva morire quando diceva, ma sono veramente cose, costruzioni, proprio da, non so, meglio che mi fermo, perché poi... vabbè. E poi ci lamentiamo dei terroristi, ma per me quello, il vero terrorismo è quello, secondo me. Poi, cioè, raccontare cose di questo genere, per me quello è fuori da qualsiasi logica. Per me. E poi hanno tutta una teoria, tutto un mondo che li giustifica. Sì, è vero, ha ragione, come il re nudo, no? Che bravi, bellissimi i vestiti del re, sono stupendi. Poi arriva, ma il re è nudo, ah, come cosa? Cioè, tutti i sudditi a dire, bellissimi i vestiti del re, bellissimi. Il re è nudo, cioè, è in mutande, il re sta sfilando in mutande. No, dice, i visti, cioè, guardate i broccati, guardate tutto. Questa è una foto molto vecchia, dei primi del Novecento, della piana di Giza. Vedete? Vedete qui il terrazzamento, vedete anche qui chiaramente, si vede il pluviale, qui si vede, si vede anche di qua, si vedono benissimo. E poi guardate anche la sfinge, se voi tirate una linea tra le zampe della sfinge, la testa e il corpo, se voi andate a tirare una linea immaginaria, vedete che questa linea immaginaria arriva alla base della seconda pila, cioè la base della facciata sud della seconda piramide giace sulla linea mediana del tempio della sfinge, che passa di lato, che passa di fianco. Questo, mi dispiace, la prossima volta vi porterò i miei libri, se qualcuno se li vorrà comprare troverà tutto più dettagliato, perché queste cose le ho già pubblicate, quindi vi sto, diciamo, fornendo delle informazioni che però non hanno poi la precisione della carta scritta. Quindi tutto questo, quindi, come questa è una foto autentica, poi anche questo è un disegno. Questo è un manuale di Paul Jordan, anche lui un giornalista statunitense, però molto bravo, perché, come vedete, questa è la linea mediana del tempio, che vedete passa di fianco alla sfinge e che giace proprio sulla base di questa facciata, di questa faccia. Ma adesso attenzione, guardate qui che bella novità. Ma vedete questa chiamiamola foto. Qui manca la terrazza. Qui mancano i pluviali, qui manca la posizione corretta, guardate la sfinge dove è andata a finire. Cioè, io voglio che voi apriate un attimo gli occhi, sembra una foto normale, è un fake, un falso assoluto. Io quello che vi voglio far capire, prima, quando andate a guardare certe foto, state attenti a quello che vi stanno propinando. State attenti, qua ci sono, c'è un diluvio di falsità che logicamente un occhio attento le vede, ovvio che chi non ha l'esperienza magari non ha la facilità a trovarli. Adesso un'ultima cosa, e con questa chiudiamo, non so che ora abbiamo fatto. Sei e mezzo. Sono le? Sei e mezzo. Sei e mezzo. 5 minuti. Ah, bene. Questa era una... questa è la piana di Tarsis, questa l'avete riconosciuta, in Marte.
questo qui l'avete sicuramente. E questi sono i vulcani di Marte. Questi sono tre vulcani perfettamente allineati, e qui c'è un vulcano più piccolo che è disallineato. Ora io torniamo un attimo indietro, ecco, quello che volevo far notare è questo, che è una curiosità, non vuol dire, non voglio fare nessuna teoria, anche perché il materiale è poco per poter elaborare una teoria. L'asse su cui giacciono le due grandi piramidi, quel che è questa linea, è diciamo disassata, la terza piramide è disassata di 12 gradi rispetto a quella linea. Ecco, adesso voi vedete questi tre vulcani, questo quarto vulcano più piccolo, e guardate un poco, 12 gradi di disassamento, che è lo stesso delle piramidi di Giza. Non vuol dire assolutamente nulla, nessuno può stabilire, perché una rondine qui, nel caso di dirlo, non fa più avere, non ci sono riscontri, gli egizi, allora, ma se quelle piramidi non furono costruite dagli egizi, come tutto dimostra, non fa pensare di nuovo, quindi furono costruiti da alcuni taluni che forse sapevano di questa cosa qua e lasciarono un messaggio per dire, ecco, noi siamo un popolo che non è, sono i primitivi che ci vivono adesso sulla terra, ma è qualcuno che ne sapeva qualcosa di più. Forse anche questo è un messaggio che ci è stato lasciato tra i tanti messaggi che esistono nella piana di Giza, e che io credo di aver decrittato proprio in via fisica e matematica. Questo però è un discorso troppo lungo e non me lo sento di farlo, perché dovrei mettermi a leggere il mio libro, non lo faccio. Ma la piana di Giza presenta una tale quantità di dati fisici, matematici, ma non astronomici, cioè la correlazione di Giza con dati astronomici è assoluta, ma perché chiunque può fare qualunque correlazione, cioè si può correlare con miliardi di dati astronomici, perché si può fare ex post, a posteriori, si può appiccicare qualsiasi costellazione, sono miliardi di costellazioni, cioè si può pigliare qualunque cosa e metterci, si può pigliare, quindi si può costruire qualsiasi cosa e tutto può avere un suo, ma è tutto ex post. Io le teorie ex post non le chiamo teorie, le chiamo inferenze induttive, che sono l'esatto contrario della ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica è fatta di analisi di dati, non è fatta di inferenze induttive. Quindi siccome grazie e così non ha tratto la conclusione.